Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su Libri TV. Oggi 4 gennaio 2015, tra qualche ora rivedete questa trasmissione appunto che abbiamo registrato questa sera. Parliamo oggi di un uomo, di Francesco Mastrogiovanni, un uomo di 58 anni che è morto il 4 agosto del 2009 nel reparto psichiatrico dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ne parliamo con i nostri ospiti, che sono Grazia Serra, che è la nipote di Francesco Mastrogiovanni, collaboratrice, penso anche fondatrice del Comitato Verità e Giustizia per Francesco Mastrogiovanni. La ringraziamo di essere qui con noi su Libri TV. E grazie. Ne parliamo con Michele Capano, che è stato avvocato di parte civile per un'associazione Avvocati Senza Frontiere, se non erro, poi mi correggerà se sbaglio, nel processo primo grado che c'è stato per questa morte, e sarà nel secondo grado, nell'appello, processo di avvocato di parte civile per la famiglia. Io ringrazio entrambi di essere qui con noi. Buonasera. Grazie ancora, grazie a Michele e a Grazia. Volevo iniziare appunto questa trasmissione con una, siccome è una vicenda molto particolare, non volevo accennare nulla, anche per, o meglio, anticipare nulla, anche per non fare errori, e volevo affidare a Grazia, una che è appunto nipote di Francesco, una piccola ricostruzione su, dice a tutti quanti coloro che ci stanno seguendo, chi era Francesco Mastrogiovanni e quali sono i fatti che gli sono stati contestati che lo hanno portato poi ad essere rinchiuso nel reparto psichiatrico internato, nel reparto psichiatrico dell'ospedale San Luca. A te la parola, Grazia. Buonasera, mio zio era un uomo di 58 anni che viveva a casa in un paesino in provincia di Salerno, Castelnuovo Cilento, con mia nonna. Mio zio è stato portato nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale di Vallo della Lucania in seguito a un'ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio. Da quanto risulta dai verbali dei vigili e dei carabinieri, mio zio sarebbe entrato contromano nell'isola pedonale a grande velocità nel paese di Acciaroli, un luogo di villeggiatura, la sera del 31 luglio del 2009. E sempre da quanto risulta dai verbali, sarebbe stato aveva lo sguardo perso nel vuoto, era assente, però quella sera lui non viene fermato. Quindi il motivo del trattamento sanitario obbligatorio sarebbe un'infrazione del codice stradale. Mio zio comunque, secondo queste versioni, avrebbe creato pericolo ad Acciaroli, anche se poi non risulta anche da alcune persone del posto che abbiamo contattato successivamente. Però, come saprà spiegare meglio l'avvocato, quella parte di indagine è stata archiviata dal pubblico ministero. Sappiamo invece quello che è successo al momento in cui mio zio è stato fermato presso il villaggio turistico di Marina Piccola, che è un luogo subito dopo Acciaroli, perché la signora del villaggio conosceva bene mio zio. Lei in tribunale ci ha detto che mio zio era una persona tranquilla, anzi era una persona, lei ha definito, molto gentile, alla quale lei affidava anche i suoi nipotini molte volte durante il mese di luglio, perché mio zio era in villeggiatura in questo camping, in questo campeggio, era stato lì per tutto il mese di luglio, quindi questa signora lo aveva conosciuto abbastanza bene. E lei si ricorda quello che è successo quella mattina e ha detto che a un certo punto ha visto arrivare i vigili, l'ambulanza, la guardia costiera, ha sentito gridare caccia all'uomo e ha visto mio zio che era entrato in acqua, e ha detto che mio zio sarebbe rimasto in acqua per un paio d'ore, poi dopo spontaneamente si è recato verso la spiaggia, anche perché non c'era altra soluzione, mio zio sapeva benissimo quello che stava accadendo, e lì ci ha detto che lui si è fatto sedare, quindi ha accettato le cure, a differenza di quello poi che scrive nel verbale la dottoressa Di Matteo, che era il medico presente al momento del trattamento sanitario obbligatorio. E soprattutto una cosa che ha colpito un po' tutti è quello che dice Musto, la proprietaria del campeggio, ha sentito le ultime parole che mio zio avrebbe pronunciato. Mio zio avrebbe detto: non fatemi portare a Vallo perché da lì non ne esco vivo.
E da quel momento mio zio, dopo circa mezz'ora, dopo mezzogiorno, sarà ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Da quel momento noi non abbiamo, cioè noi quello che è successo all'interno di quel reparto lo sapremo dopo la morte di mio zio, per la presenza di un sistema di videosorveglianza che riprendeva l'intero ricovero di mio zio. Io sono stata da lui, il terzo giorno, perché mio zio era stato già sottoposto in precedenza ad altri trattamenti sanitari obbligatori e sapevamo che a Vallo della Lucania i primi 3 giorni non si poteva entrare quando una persona era ricoverata secondo questo regime. Io sono andata al terzo giorno, che non mi hanno fatto entrare nel reparto, ma è uscito un infermiere e mi ha detto di aspettare il medico di turno. Il medico è uscito poi e io ho cercato di capire perché mio zio si trovasse lì e lui mi ha detto che era normale perché una persona che era sta già era stata sottoposta ad un trattamento sanitario obbligatorio. Lui dava quasi per scontato che ci fosse un ulteriore ricovero e mi ha detto però che in quel momento stava seguendo la terapia che doveva seguire, che in quel momento la presenza di un familiare, quindi la mia presenza, l'avrebbe fatto agitare e non mi ha detto che terapia stava seguendo, mi ha detto solo che doveva continuare a stare lì per almeno un'altra decina di giorni. Il medico non ha assolutamente accennato al fatto che mio zio si trovasse, fosse contenuto in quel momento, contenuto oltre ad essere contenuto chimicamente anche meccanicamente. Infatti poi dal video abbiamo appreso che mio zio, dopo poche ore dall'ingresso in reparto, mentre stava dormendo, è stato legato mani e piedi. E questo il medico non lo ha assolutamente detto, infatti non era neanche annotato sulla cartella clinica. Ma mi ha detto che stava riposando tranquillamente. Infatti questa è una cosa che è assurda, perché come dico sempre, ogni volta è un grande rimorso che mi hanno lasciato, perché se solo io avessi immaginato che mio zio si fosse trovato in quelle condizioni, non me ne sarei mai andata. Però purtroppo io quel giorno mi sono fidata delle parole di un medico, perché ho pensato che se il medico mi diceva di non entrare in quel momento perché avrei fatto del male a mio zio, io ho pensato che era vero, perché pensavo che in quel momento nel reparto i medici e gli infermieri stessero tutelando la salute di mio zio, perché io sapevo, non conoscevo bene cosa fosse, non sapevo neanche della contenzione, sapevo poco del trattamento sanitario obbligatorio, ma ero sicura che in ospedale un uomo venisse curato. E invece questo non è avvenuto. Mio zio è entrato sano in un ospedale ed è uscito morto. E poi da quello che abbiamo appreso, da quelle immagini, chiunque le vede non può negare che mio zio sia stato torturato, perché quella è tortura. Cioè mio zio è stato contenuto per oltre 80 ore, quasi 90 ore, ed è stato tenuto, come diceva l'avvocato Capano, è stato ridotto a una cosa. Non c'è migliore definizione. Ok, e questo per quanto riguarda i fatti. Michele, da questa morte è scaturito poi ovviamente un processo. Ecco, parlaci un pochino dell'iter processuale di Sì. questo, diciamo, questo primo grado. Allora, anzitutto c'è un processo che non è scaturito da questi fatti, come diceva Grazia Serra, e che tuttavia avrebbe dovuto scaturire da questi fatti. Ed è quello che riguarda l'abusività del trattamento sanitario obbligatorio. Al di là delle opinioni che si possono avere relative alla maggiore o minore facilità con cui un atto così grave, delicato, quello attraverso cui lo Stato si assume la responsabilità di ordinare con la forza ad un soggetto che si ritiene bisognoso di cure e che tuttavia non intende affrontare queste cure, di con la forza infliggergliele, tra virgolette, un atto che naturalmente deve essere circondato da ogni cautela. Anzitutto, ecco la questione che nel caso di Franco Mastrogiovanni esplode come caratterizzante l'illegalità del trattamento sanitario obbligatorio. Non si tratta di una terra di nessuno, varcata la quale
tutto sia consentito nei confronti della persona. La legge del 78-833 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale ed ha previsto, inglobando quello che la legge Basaglia di qualche mese prima aveva stabilito sul trattamento sanitario obbligatorio, che questa possibilità ci sia, ha tuttavia chiarito che il consenso del soggetto che è investito dal trattamento sanitario deve essere in ogni momento, per quanto possibile, salvaguardato. E che quindi deve trattarsi di una estrema ratio. Noi abbiamo ascoltato dal racconto di Grazia, ma è incartato nelle testimonianze di Lucia Musto, ma anche di altre testimonianze che hanno poi avuto luogo all'interno dell'altro processo, quello che ha riguardato la morte di Franco Mastrogiovanni in quel reparto, che spontaneamente Franco Mastrogiovanni esce dall'acqua e si sottopone all'iniezione calmante che avrebbe dovuto evidentemente consentirgli di superare il momento di crisi. Nel momento in cui il paziente fa questo gesto, cioè manifesta un consenso alle cure, è già fuori gioco la necessità di sottoporlo ad un ricovero che si appalesa come non necessario nel momento in cui non abbiamo più un rifiuto di affrontare il trattamento sanitario. È stato sulla base di un'ordinanza del sindaco di un paese, Pollica, il sindaco Vassallo, poi divenuto noto per altre ragioni in relazione alla sua tragica fine, portato a Vallo della Lucania Franco Mastrogiovanni, e tuttavia non si trovava all'interno del comune di Pollica, dove su quella spiaggia Franco Mastrogiovanni venne prelevato, perché quella spiaggia era sul comune di San Mauro Cilento. Cioè Grazia Serra ci ha detto che in relazione ad un episodio che non aveva un'attualità quella mattina del 31 luglio del 2009, ma un episodio del giorno prima verificatosi in un certo comune, vi era stata una decisione del sindaco di quel comune, cioè Pollica. Ma nel momento in cui si prelevava Franco Mastrogiovanni dal territorio di un altro comune in relazione ad una situazione che era completamente slegata da quella della sera precedente, era evidente che occorreva investire il sindaco di questo altro comune che era San Mauro Cilento. Così non avvenne, e questo è un ulteriore profilo di abusività del trattamento sanitario obbligatorio. Al fondo c'è l'abusività, diciamo così, di sistema, che è quella che ancora una volta Grazia segnalava. Cioè l'idea che una persona che abbia affrontato una volta un'esperienza di questo genere, perché Franco Mastrogiovanni aveva affrontato esperienze di questo genere, sia una persona che diviene in qualche modo marchiata, una persona nei cui confronti, siccome si sa che è un po' pazzerello, le regole possono essere forzate, in cui non è più importante rispettare l'elemento dell'effettivo rifiuto nei confronti delle cure, non è più importante rispettare l'elemento della competenza dell'ordinanza per mandarlo in trattamento sanitario obbligatorio, perché si tratta di una persona nei cui confronti noi oramai, conoscendolo, possiamo prenderci la libertà di portarlo dove vogliamo. Ed è questa stessa abusività poi che continua all'interno del reparto dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e che ha dato luogo al processo che c'è stato, perché sul primo terreno la denuncia fatta dai familiari ha portato con il pubblico ministero Renato Martuscelli ad una richiesta di archiviazione che è stata accettata dal giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania. Sul secondo fronte, quello invece che ha riguardato il trattamento a cui Mastrogiovanni è stato sottoposto all'interno dell'ospedale San Luca, lo diceva Grazia Serra, pochi minuti dopo essere entrato in quell'ospedale, essendo sceso da quell'ambulanza che lo aveva prelevato, si trattava in effetti di una camionetta delle forze dell'ordine che lo aveva prelevato su quella spiaggia, Franco Mastrogiovanni viene legato, contenuto meccanicamente, come si dice in gergo tecnico infermieristico, addirittura mentre sta dormendo. Le telecamere che hanno documentato, evidentemente avendo altro significato, altra ragione per essere in quel reparto, ma che poi sono state un formidabile strumento processuale che ha consentito al processo di primo grado di celebrarsi e di giungere alla condanna dei sei medici che a diverso titolo si sono occupati di Franco Mastrogiovanni in quei giorni,
fanno vedere un uomo che arriva, che si siede sul letto, che prende il pranzo, che consuma il pranzo che gli viene fornito dagli infermieri, che prende i primi farmaci e che si addormenta. Si vede quest'uomo addormentato che viene avvicinato da due infermieri che gli legano i polsi e le caviglie alle sbarre del letto. Si vede un uomo che alcune ore dopo si sveglia, si vede legato e comincia a smaniare, a chiedere di essere liberato, a chiedere aiuto agitandosi, e chi di noi in una condizione di questo genere non si agiterebbe? Questa agitazione non finirà mai, perché le telecamere documentano di oltre 80 ore di strazio, quelle a cui anche Grazia Serra faceva riferimento, al termine delle quali Franco Mastrogiovanni muore. Questo trattamento, cioè la privazione della libertà, non soltanto evidentemente quella di stare in un reparto psichiatrico e non in spiaggia, che sta dietro al trattamento sanitario obbligatorio, ma addirittura della libertà di sedersi sul letto, di poter consumare un pasto, perché poi Mastro Giovanni in quelle 80 ore non mangiò mai, è stata giudicata integrante il delitto di sequestro di persona dal giudice Garzo, Elisabetta Garzo del Tribunale di Vallo della Lucania. E i sei medici che lo hanno avuto in carico sono stati condannati per il delitto di sequestro di persona, oltre che per il delitto previsto dall'articolo 586 del codice penale, cioè per avere cagionato la morte di Franco Mastrogiovanni in conseguenza del delitto di sequestro di persona, oltre che per falso in cartella clinica, perché guarda caso questa contenzione meccanica a cui Franco Mastrogiovanni era stato sottoposto, atto gravissimo dal punto di vista deontologico, oltre che giuridico, non era stata annotata in cartella clinica e quindi non ne sarebbe rimasta alcuna traccia se Franco Mastrogiovanni fosse per avventura uscito vivo da quell'ospedale. Il racconto di Franco Mastrogiovanni, quello cioè che magari era stato per 5 giorni legato in un letto di ospedale, sarebbe stato il racconto di un pazzo, di uno che è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, da uno che può essere prelevato da una spiaggia anche se afferma di volersi sottoporre alla cura e si sottopone alle cure, di uno nei cui confronti si può fare un'ordinanza pure al di fuori della competenza del sindaco, di uno che non ha gli stessi diritti che hanno i cittadini, perché è persona che è entrata all'interno di un mostruoso circuito nei cui confronti vigono delle regole che sono diverse da quelle comuni. Ebbene, noi abbiamo avuto, tu Gianni chiedevi la differenza di trattamento tra medici e infermieri nell'ambito della sentenza di primo grado. Sul banco degli imputati, oltre a sei medici, c'erano 12 infermieri che sono stati assolti perché si è ritenuto che, pur essendosi anche loro occupati del paziente Franco Mastrogiovanni in quei 4 drammatici giorni, pur avendo evidentemente collaborato e in qualche caso eseguito materialmente la contenzione nei confronti di Mastrogiovanni, tuttavia si è ritenuto che abbiano obbedito agli ordini dei medici. Ed in questo senso la responsabilità di questi atti medici ricadeva nei confronti dei medici, e nei confronti degli infermieri dovesse valere la scriminante, come si dice in gergo tecnico, dell'adempimento a un dovere che derivava da un rapporto gerarchico che non poteva consentire a loro di sottrarsi. Ecco che arriviamo da questo punto di vista al processo d'appello, che vede da un lato i difensori dei medici condannati in primo grado affermare che in realtà non è possibile configurare questo sequestro di persona, dal momento che era per Franco Mastrogiovanni, per la salvaguardia, un po' il discorso che il medico faceva a Grazia nell'episodio che lei ci ha riferito, che c'era da salvaguardare il pericolo che Franco Mastrogiovanni si facesse male, che c'era da salvaguardare la necessità che Franco Mastrogiovanni superasse la crisi, e che per questo, quindi per i suoi interessi, era stata adottata questa contenzione meccanica. Dall'altro lato, le parti civili, e quindi anche chi vi parla per Caterina Mastrogiovanni, la madre di Chiara, che ritiene che oggi invece occorra affermare, a fianco alla responsabilità dei medici, la responsabilità degli infermieri, i quali ultimi non sono evidentemente più i vecchi castigamatti
quei nerboruti figuri che siamo abituati a vedere nei film magari del primo Novecento, che prendevano la persona che dava smanie per portarle. No, sono delle figure altamente qualificate, più qualificate, o meglio, dovrebbero essere delle figure altamente qualificate, più qualificate dell'infermiere che fa la puntura negli altri reparti, perché sono necessariamente dotati di caratteristiche che li mettano in grado di interloquire con un paziente difficile come quello psichiatrico. Ebbene, figure così qualificate, figure professionalmente attrezzate, non possono, di fronte ad un ordine manifestamente criminoso come quello di legare una persona e di continuare a tenerla legata ora dopo ora, dire di sì. Non possono non alzare il ditino e dire: ma c'è qualche cosa che non va, ma io vado dal direttore sanitario, ma io vado dai carabinieri, perché se passa questo principio è evidente che facciamo un salto indietro di 50 anni. Vorrei dire che si è discusso all'interno del processo di Norimberga e dei processi nei confronti dei nazisti dopo la seconda guerra mondiale se fosse ammissibile che i soldati in un esercito potessero fare quello che i soldati nazisti facevano, evidentemente eseguendo ordini, perché si disse all'interno di quei processi che di fronte ad atti che superavano un certo livello di barbarie non è ammissibile che un cittadino, ma vorrei dire che un uomo, dica di sì difendendosi dietro la necessità imposta da un uniforme. Ma qui non di un esercito si tratta, qui si tratta di un ospedale pubblico, di persone che avevano ed hanno tutta la possibilità e gli strumenti giuridici e vorrei dire anche sindacali all'interno di una struttura come quella ospedaliera per fare sentire una voce di civiltà. Ma nessuno l'ha fatto. Probabilmente se uno solo di essi l'avesse fatto, se un solo infermiere avesse levato la voce dell'uomo in quel reparto in quei 5 giorni, oggi questa trasmissione non avrebbe ragion d'essere perché la tortura nei confronti di Franco Mastrogiovanni si sarebbe interrotta. Ma ahimè, non è accaduto. Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo, la ricostruzione di quello che è avvenuto. I profili, diciamo, inquietanti sono più di uno. Io volevo chiedere a Grazia, che ha accennato al fatto che lo stesso Franco Mastro Giovanni era particolarmente timoroso del fatto che potesse essere portato all'ospedale di Vallo della Lucania. E quindi fa pensare com'è che, insomma, lui fosse cosciente che ci fosse la possibilità di una sorta di accanimento che dai fatti mi sembra che emerga in modo abbastanza chiaro. Poi, oltretutto, mettiamoci il falso nelle cartelle cliniche che non riportano la contenzione, il fatto che appunto non sia stato nutrito, neanche effettivamente poi curato. Il fatto appunto che poi peraltro abbia avuto già, gli erano già stati applicati dei TSO, quindi in qualche modo non una recidiva criminale, ma eventualmente una maggiore attenzione e necessità di cure, non di, diciamo, di trattamenti veramente, bisogna chiamarli inumani, perché poi da questo video che è rivelatore si emerge proprio che si vede proprio sono dei lettini, peraltro anche per quanto riguarda l'espletamento dei bisogni fisici, insomma, ricordano un po' i letti, diciamo, degli ospedali psichiatrici giudiziari. Peraltro, gli ospedali psichiatrici giudiziari hanno anche i letti che danno la possibilità, incredibilmente, di poter espletare certi bisogni. Invece, insomma, è veramente grave. Da quel video si vede tutto quanto. Ecco, Grazia, perché in qualche modo aveva questo timore? Tu hai idea perché aveva paura di andare all'ospedale di Vallo della Lucania, Francesco Mastrogiovanni? Purtroppo questo io l'ho capito, l'ho preso dopo, perché abbiamo scoperto che sulle precedenti cartelle cliniche, in un precedente ricovero, era stata annotata la contenzione. Quindi mio zio era stato già legato mani e piedi in quello stesso reparto. Però io non ne sapevo nulla, non ce ne aveva parlato e questo è anche abbastanza facile da capire, anche avendo parlato con altre persone che sono state sottoposte a questi trattamenti, perché tutte mi hanno detto, prima di tutto, se parla una persona che viene
chiusa in questi reparti sicuramente non è credibile, ma le persone credono al medico. E soprattutto la cosa più grave che è stata fatta è stata quella di privare un uomo della sua dignità, e quindi le persone private della propria dignità si vergognano molto spesso di parlare, di dire i trattamenti a cui vengono sottoposte, e molte tendono a dimenticare. Io non so perché mio zio non abbia raccontato, ma credo, anche conoscendolo, che questa possa essere una motivazione valida. E inoltre io volevo aggiungere anche una cosa: mio zio è morto intorno alle 2 di notte. Dalla cartella clinica risulta che è stata annotata come improvvisa morte, un improvviso arresto cardiocircolatorio alle 7:20 del mattino. Mio zio durante la notte non è stato assolutamente sorvegliato, gli infermieri non c'erano in reparto, perché io ho visto tutto il video, anche quello che succedeva nelle altre stanze, per capire cosa succedeva all'interno di quel reparto. Si vedono cose assurde, si vede una donna che sta nel corridoio, che si vede che non sta bene, poteva farsi del male, e rimane per terra mezza nuda per molte ore. E, per quanto riguarda il cibo, che dicevano gli infermieri che mio zio si rifiutava di voler mangiare, si vede che gli portano il mangiare mentre lui è legato mani e piedi, lo lasciano ai suoi piedi su un comodino, lo riportano via dopo 2 ore circa e dicono che lui non aveva potuto mangiare. Cioè, come poteva mangiare un uomo legato mani e piedi? Il suo vicino, il suo compagno di stanza, per bere deve tirare con i piedi il comodino e far scivolare un po' d'acqua per potersi bagnare le labbra. Quello che è successo a Ballo, io spero che sia un caso limite, perché è a limiti, cioè, se a me l'avessero raccontato io avrei avuto difficoltà a credere a tutto questo. Però quello che è importante, infatti è questa la battaglia che anche il comitato sta portando avanti, è fare in modo che la vicenda di mio zio possa servire, perché finora è l'unico caso in cui è presente un video che ci permette di entrare dentro questi reparti, che sono chiusi a chiave più delle volte, e far vedere quello che succede. Perché la cosa preoccupante è che a Vallo la contenzione era una prassi. Io all'inizio pensavo: perché hanno fatto questo? Però poi mi chiedevo: è possibile che 6 medici e 12 infermieri siano tutti dei mostri? Invece io sono arrivata alla conclusione che queste persone erano assuefatte, cioè per loro era una prassi. Anche il portantino, anche chi lavava per terra, ci sono delle scene in cui si vede mio zio sofferente, si vede che non riesce a stare sul letto, metà delle gambe sono oltre le sbarre del letto, si vede proprio un'immagine sofferente che io non riesco a guardare, mentre chi faceva le pulizie continuava a pulire per terra. Quindi vuol dire che era abituato a vedere queste scene, e secondo me questa è la cosa più grave, più assurda. Perché poi esiste un regolamento del 1909, un regolamento c'erano delle regole di attuazione, doveva essere scritto quale mezzo di contenzione veniva utilizzato, per quanto tempo, ci doveva essere la richiesta da parte del direttore della struttura, e soprattutto la contenzione non poteva essere applicata nelle case di cura, nei luoghi delle strutture private. Oggi tutto ciò non c'è più, a distanza di un secolo siamo tornati indietro, perché non c'è l'obbligo di scrivere la contenzione. C'è un'emergenza anche nelle case di cura private, nelle case di cura per anziani, nei reparti geriatrici, perché la contenzione viene utilizzata sempre di più per far fronte, dicono, a carenze sanitarie, perché manca personale, oppure semplicemente per comodità. Ma tutto questo è assurdo, e io penso che se ne parli troppo poco. Quindi per questo credo che quel video debba servire, cioè le sofferenze di mio zio, che ripeto è stato torturato in quel reparto, perché hanno cercato di dire che la terapia era una, e che la contenzione fosse una terapia. Abbiamo sentito, l'avvocato Capano si ricorderà molto bene, dal direttore sanitario della struttura di Vallo della Lucania dire che il trattamento sanitario obbligatorio è contenzione e che la contenzione è una terapia. Cioè, a Vallo della Lucania legare una persona per oltre 90 ore era una terapia. Non so cosa potesse portare questa terapia, perché anche un bambino capirebbe che non è una terapia, non può portare a nulla di buono. Per loro era una terapia, e al momento il reparto è chiuso, anche se comunque gli infermieri credo stiano lavorando in altre strutture, ma quando riaprirà ritorneranno a lavorare queste persone in questi posti, con questa cultura, dicendo che la contenzione è una terapia? Questo è inaccettabile, quindi noi andremo
avanti perché assolutamente non deve funzionare così. Non vogliamo che ci siano altri morti, perché nel resto d'Italia ce ne sono altri casi. C'è Giuseppe Casu, un signore di circa 60 anni che è morto a Cagliari, era stato contenuto per una settimana ininterrottamente. Io spero, noi, la mia famiglia, il comitato vuole andare avanti, perché è assurdo che un uomo debba essere trattato così all'interno di un ospedale. E visto che sappiamo che non è un caso isolato, la vicenda di mio zio, le sue sofferenze, vogliamo che debbano servire ad altri affinché non accada mai più. Cioè, è questo quello che vogliamo. Ok, perfetto, grazie. Io volevo, in conclusione con Michele, c'è un appello che praticamente si celebrerà tra un pochino, e anche sulla vicenda del TSO che è stato eseguito fuori, diciamo, dal territorio del comune dove il sindaco appunto l'aveva disposto. Ecco, su quella vicenda, poi il sindaco, come sappiamo, è morto, il sindaco Vassallo, sarà oggetto di un altro processo, e comunque sia, nell'appello che cosa cercate di ottenere? Tu ovviamente sei, come abbiamo detto, avvocato di parte civile per la famiglia. L'appello è già cominciato, nel senso che c'è stata una prima udienza di smistamento e qui dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno. La prossima udienza è prevista per il 10 marzo con la requisitoria del sostituto procuratore generale, poi il 10 aprile per le parti civili e così via, per un processo che ci auguriamo non essere troppo lungo e che dovrebbe concludersi all'inizio dell'autunno prossimo. Come dicevo, il nostro impegno è quello di affermare un principio di responsabilità anche per quanto attiene agli infermieri, per quello che è successo. Ho parlato prima, tu mi chiedevi della vicenda relativa al trattamento sanitario obbligatorio, non a caso, del pubblico ministero Martuscelli, che chiese ed ottenne dal GIP presso il Tribunale di Vallo della Lucania l'archiviazione. Perché anche il filone processuale relativo al sequestro di persona per il quale adesso celebriamo l'appello ha avuto una storia processuale in primo grado particolarissima dal punto di vista della pubblica accusa, perché il processo è stato istruito, perché il rinvio a giudizio c'è stato in relazione ad indagini svolte dal pubblico ministero giovane, che era in quello spazio di tempo presso la Procura della Repubblica a Vallo della Lucania, che si chiamava Francesco Rotondo, e che aveva formulato un'imputazione, quella che poi effettivamente è prevalsa nel giudizio di primo grado, che concerneva il sequestro di persona, la morte in conseguenza del sequestro e il falso ideologico in cartella clinica. Ma quando all'indomani della citazione a giudizio il processo di primo grado si è effettivamente celebrato, ci siamo ritrovati, perché Francesco Rotondo era stato trasferito nel frattempo a Salerno, un altro pubblico ministero in aula, il dottore Renato Martuscelli appunto, il quale ha sostanzialmente trasformato e fortissimamente ridimensionato l'atteggiamento della pubblica accusa sotto il profilo dei capi di imputazione. Nella requisitoria finale del pubblico ministero Martuscelli era andato via l'accusa di sequestro di persona, era andata via l'accusa di morte conseguente al sequestro di persona, era rimasta l'accusa di omicidio colposo ai danni di alcuni, sostanzialmente coloro i quali erano stati impegnati nell'ultimo giorno di quelli che avevano visto il ricovero di Franco Mastrogiovanni presso l'ospedale di Vallo della Lucania. La questione, che conteneva anche una improprietà dal punto di vista tecnico-giuridico che non è possibile qui riferire, non è stata poi tenuta in considerazione alcuna dal giudice, la dottoressa Elisabetta Garzo, che quindi ha in qualche modo seguito l'impostazione delle parti civili, che hanno dovuto effettivamente sostituirsi, come non mai si è vista la funzione della parte civile nel processo di primo grado, che ha dovuto sostenere il peso di una pubblica accusa che aveva sostanzialmente dismesso i panni con cui
si era presentata all'inizio del processo. E tuttavia la questione che ha suscitato anche un certo clamore di fronte ad immagini così chiare come quella che poi tutta l'Italia ha visto nel video, che innanzitutto il coraggio della famiglia ha consentito di divulgare, ha suscitato grande perplessità, soprattutto perché c'era un altro episodio che riguardava la vita di Franco Mastrogiovanni, un episodio di 10 anni prima, un episodio nel quale Franco Mastrogiovanni, sempre nel Cilento, era stato protagonista di un arresto e di una successiva condanna da parte del Tribunale di Vallo della Lucania per una storia di resistenza a pubblico ufficiale. Il pubblico ministero a carico di Franco Mastrogiovanni in quel processo era appunto Renato Martuscelli. La Corte d'Appello di Salerno aveva annullato quella condanna, mandando assolto Franco Mastrogiovanni, e riconoscendo in particolare che Franco Mastrogiovanni in quell'episodio di confronto con i carabinieri lì a Casalvelino, se non ricordo male, ripeto, i dettagli di questa vicenda non c'è la possibilità di riferirli, aveva, disse la Corte d'Appello di Salerno, reagito ad atti arbitrari che quei pubblici ufficiali stavano facendo nei suoi confronti. Quindi c'era una storia. Tra l'altro Franco Mastrogiovanni aveva poi ottenuto il risarcimento danni per l'ingiusta detenzione a cui sulla base della condanna di primo grado era stato sottoposto all'interno di quella vicenda processuale. Quindi c'era una storia di sconfitta di Renato Martuscelli nei confronti di Franco Mastrogiovanni e c'era una storia anche di accanimento per quello che poi le carte della Corte d'Appello avevano riferito, sia delle forze dell'ordine sia della pubblica accusa, impersonata dal dottor Renato Martuscelli della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Allora, quando 10 anni dopo quello stesso Renato Martuscelli rigetta l'impostazione che un collega aveva dato a beneficio di Franco Mastrogiovanni e chiede l'archiviazione per l'altro filone che riguardava l'abusività del trattamento sanitario obbligatorio, è chiaro che tante sono state le perplessità e soprattutto la cosa inaccettabile che abbiamo cercato con ogni forza di denunciare anche nelle arringhe finali è che nella impostazione della pubblica accusa vestita Renato Martuscelli l'imputato di questo processo era diventato Franco Mastrogiovanni. La sua condotta di vita storicamente irregolare, le sue simpatie anarchiche, il fatto che fosse un uomo che aveva appunto una storia anche psichiatrica, avevano fatto di lui e non dei 6 medici e dei 12 infermieri che lo avevano martoriato nel modo che le telecamere rendevano evidente il pericolo. Di fronte a questo tu mi chiedi, Gianni, ma c'è spazio per riparlare di quel trattamento sanitario obbligatorio? Dal punto di vista tecnico-giuridico sì, perché quando c'è un'archiviazione non c'è un'assoluzione, c'è sempre la possibilità che un pubblico ministero riprenda in mano quella questione. Ma il problema, noi riteniamo, allora fosse anche ambientale, diciamo così, a Vallo della Lucania, perché quando poi, ecco, diceva Grazia Serra, lì è venuto al processo il direttore sanitario di quell'ospedale a dire: ma come? Ci rimproverate la contenzione, ma quello era in trattamento sanitario obbligatorio. Il trattamento sanitario obbligatorio vuol dire che lo dobbiamo contenere. Di fronte a questa ignoranza di un uomo che dopo quella storia ha fatto ulteriormente carriera nell'ambito della sanità della provincia di Salerno, è chiaro che il tema va affrontato non soltanto e tanto nei processi, ma appunto in iniziative come quella che oggi fa Liberi TV, ma in iniziative come quella che promuove il comitato cofondato da Grazia, nello stabilire evidentemente contesti ambientali che facciano in modo che nessun Franco Mastrogiovanni possa di nuovo essere sottoposto a quello che Franco Mastrogiovanni ha subito, perché
non lo consente nessuno di quei 12 infermieri, perché non lo consente nessuno di quei 6 medici, perché non lo consente il direttore sanitario, perché si crea un contesto in cui evidentemente c'è una cifra di umanità che induce a differenti valutazioni. In questo diverso contesto è chiaro che trova spazio anche un modo diverso di svolgere le indagini da parte della pubblica accusa. Ma torno a dire, il problema per noi oggi, anche attraverso questo appello, chiudo come Grazia ha chiuso, non è solo e tanto la giustizia nei confronti di Franco Mastrogiovanni, che pure è cosa importante e decisiva, ma la necessità di segnare un principio, quello della cautela da cui deve essere circondato un atto come quello della contenzione, ammesso e non concesso che sia un atto ammissibile in un ospedale pubblico, quello di segnare un principio, come evidentemente in una struttura sanitaria privata, quello di segnare un principio che possa fare in modo che fatti del genere non accadano più. Bene, i profili sono, diciamo, abbastanza inquietanti, sono più di uno. Noi come Liberi TV siamo disponibili ovviamente per seguire anche le evoluzioni di questa vicenda processuale. Ci sarebbero tante cose diciamo, da inserire, tanti discorsi che si potrebbero aggiungere, responsabilità, responsabilità medica, responsabilità civile in generale. Io vorrei chiudere dando la parola prima a Grazia e poi a Michele. Rapidamente, Grazia, qualche indicazione su questo comitato Verità e Giustizia per Franco Mastrogiovanni, dove possiamo informarci, se c'è un sito, se ci sta un'indicazione, e poi anche a Michele, perché Michele nel primo grado era stato avvocato di parte civile per un'associazione, e daremo anche diciamo, le coordinate di questa associazione. A te, Grazia, sul comitato. Sì, allora, per quanto riguarda il comitato, il sito purtroppo lo stiamo riaggiornando, quindi non è aggiornato, però c'è una pagina Facebook che è Giustizia, Verità e Giustizia per Francesco Mastrogiovanni. Noi cercheremo di fare qualche iniziativa anche nei prossimi mesi, anche perché personalmente questi tempi così lunghi del processo un po' mi spaventano, e credo che, non so se poi quello che penso sia giusto, però ci hanno accusato durante il processo di primo grado di aver fatto, lo stesso PM Martuscelli, una cappa mediatica. Invece è stato importante parlarne, perché la gente non conosce queste tematiche, e quindi cercheremo di parlarne il più possibile, di fare in modo che non cali il silenzio su questa vicenda e anche su altre. E inoltre volevamo cercare anche di portare, di avere un'audizione alla Camera per quanto riguarda l'introduzione del reato di tortura, perché questo video fa vedere che cos'è una tortura, e quindi queste sono le prossime iniziative che volevamo portare avanti. Perfetto, Michele. Allora, l'associazione, appunto, Avvocati Senza Frontiere, Robin Hood, in realtà io in coda al processo di primo grado sono entrato come legale di parte civile, sostituendo il collega che mi aveva preceduto, ma sulla base di un rapporto con il comitato Verità e Giustizia per Franco Mastrogiovanni, quindi con Vincenzo Serra, il papà di Grazia, con Giuseppe Galzerano, con Giuseppe Tarallo, che da amici e stimatori di Franco Mastrogiovanni avevano attivato questo percorso di cui anche Grazia ci ha parlato. L'associazione era stato un veicolo per consentire che questo ulteriore apporto tecnico-giuridico potesse dare un contributo nell'ambito del processo di primo grado, e quindi in questo senso oggi in appello l'associazione è sempre presente con altro legale, mentre, come dicevo, io difendo Caterina Mastrogiovanni, la sorella di Franco e la madre di Grazia. Perfetto, a questo punto io ringrazio sia Grazia Serra, nipote di Francesco Mastrogiovanni, che Michele Capano, avvocato appunto di parte civile, sarà appunto per l'appello avvocato della famiglia. Abbiamo parlato di questa vicenda, ce ne siamo già occupati su Libri TV, vicende, diciamo, che hanno a che vedere quando la giustizia e la cura psichiatrica in qualche modo purtroppo hanno un contatto.
Cercheremo appunto di seguire questa vicenda, resteremo in contatto, metteremo ovviamente con adeguata visibilità sia il video in questa registrazione quando la pubblicheremo, sia il video della clinica appunto dove è stato internato Francesco Mastrogiovanni, dove è stato appunto eseguito il TSO, che è anche appunto i vari link del comitato e si cita anche appunto di questa associazione Avvocati Senza Frontiere. Ringrazio ancora tutti i partecipanti, continuate a seguirci su Libre TV, grazie ancora e anche se non è iniziata con un'ottima diciamo auspicio, ma comunque sia come informazione sì, penso di sì. Buon anno a tutti voi che ci seguite. Grazie e buon anno. Grazie.